Dalla campagna tra gli ulivi di Favara, provincia di Agrigento, ai grattacieli di New York, la favola di Mark Hart approda nella capitale mondiale della pop art, all'Istituto Italiano di Cultura, a poco più di un miglio dalla factory di Andy Warhol. Gli angeli me l'avevano predetto che qui a New York avrei trovato l'ispirazione. Queste opere, queste facce che possono dire gli angeli, benvenuti a New York. Già, gli angeli, perché quella di Mark Hart è una storia incredibile e dolorosa, dove una fine già scritta si sta trasformando in un successo clamoroso. A scuola era deriso, bullizzato, picchiato dai compagni di classe, trattato come un disabile dagli insegnanti per quel suo modo strano di parlare. Pensavano avesse la sindrome di Down. Un medico si accorse, quando oramai stava per compiere la maturità, che era sordo. Mark si iscrive al conservatorio di Palermo, suona il pianoforte ma finisce in coma, forse anche a causa del peso. Quando si sveglia racconterà ai medici che un angelo di nome Matteo gli aveva detto di lasciare la musica e di impugnare i pennelli, e così nello sconcerto generale fu. Inizia il secondo tempo della sua vita. Artisti, collezionisti, intellettuali siciliani si accorgono di lui. E così gli angeli di Mark sono quelli che solamente un genio potrebbe fare. Non sono gli angeli come ce li immaginiamo noi con l'aureola, come ci arrivano dalla grande tradizione geografica. Sono degli angeli che sembrano da un lato un po' davvero venuti da qualche pianeta straniero, un po' venuti dalla nostra infanzia. Quella di Mark Hart è una pittura d'istinto e dell'anima, fuori da ogni schema, ha detto il vice ministro alla cultura Vittorio Sgarbi, che è intervenuto in collegamento alla vernice della mostra. I quadri esposti li ha dipinti in uno studio delle Queens, uno dei 5 distretti di New York. Hanno come tema la sindrome di Down. Voglio farli felici, ha detto Mark Hart, comunicando con loro con il rosso, il verde, il giallo, perché così, dice lui, gli ha detto di fare il suo angelo.